Leo, il camioncino curioso, il castello gonfiabile. Oggi Leo ha invitato Lea al parco dei divertimenti. Ti piace questa giostra? Fantastica! Le montagne russe, l'autoscontro, siamo nel grande parco divertimenti. L'escavatore Max scava una buca nel terreno. Ecco il camioncino Leo. Buongiorno Leo. Tu e Max avete in mente qualcosa, vero? Siamo curiosi di vedere cosa stai scaricando dal cassone. È qualcosa di molto grande. Assembliamola insieme. Un contenitore circolare verde che si inserisce in questa grande piattaforma blu, in corrispondenza dello scavo fatto da Max. Un cilindro con bordo giallo che va incastrato. Ehi! Questo è un motore con tanti ingranaggi. Vediamo come inserirli. Quattro assi, il motore e quattro ingranaggi. Questo cilindro rosso con le nicchie gialle dà l'impressione di essere, sì, il coperchio. Intanto le carrozze delle montagne russe iniziano il loro giro. Noi dobbiamo capire dove vanno questi segmenti. Inseriti nelle nicchie formano una specie di ombrello. Due assi blu formano la colonna centrale. Tutto si fa più complicato. E queste sfere? Completano gli assi arcuati. E sulla colonna va un terminale. Altri assi verdi e gialli tutti ricurvi. Wow! Bellissimi! Vanno a completare questa specie di ombrello. Le riconoscete? È una giostra con seggiolini volanti! Con le piattaforme verdi che reggono i cavi per le altalene. Che meraviglia! Qualcosa non va, Leo? Ma certo, mancano i sedili! Dove andate, robot? Non è così che funziona, robot! Eh beh, certo. Sì, Leo va a cercare i sedili. Non sarà facile trovarli. Leo! Leo, qui ci sono dei sedili. Ehi! Quali possono essere adatti per la giostra? Guarda, guarda! I robot ci danno una mano! Il robot rosso forse li ha trovati. Leo dice di no. Nemmeno quelli? No. Ehi! Trovati! Scendi, robot blu! Sedili gialli con incastri blu. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! La giostra con i seggiolini volanti è pronta! Wow, partenza!
Attenzione! Tenersi forte! Buon divertimento! A me piace andare su quest'otto volante! Oh! Il camioncino Leo! E questa è una grande novità! Wow! Una nuova attrazione nel parco giochi! Ma che cos'è? Il camion gru mette l'ultimo blocco accanto al binario, che sale così in alto! Ma sono le montagne russe! I robot si divertono sulle macchinine a scontro, ma saliranno sulle montagne russe? Brrr, fa venire i brividi a pensarci! Leo va di fretta! Ciao, Leo! Finiti i lavori? No! E allora andiamo! Cos'ha nel cassone? Che meraviglia! Le carrozze! Si parte! Oh, manca una carrozza. Leo ha la soluzione. Ecco la soluzione. Assembliamo una nuova carrozza. La base blu. La carrozzeria viola. Il portasedile giallo. E un comodo sedile. E ora i fari anteriori. E un lungo faro posteriore. Al posto delle ruote, la carrozza ha speciali carrucole che la bloccano al binario. E questi? Sì! Servono per agganciarsi alle carrozze. Wow! Guardate quanto è bella! Pronti? Attenzione! Agganciata! Pronti! Giù gli archi di protezione! Robot blu! Rosso! E... ehi! Stiamo per partire! Oh, manca la protezione! Fermi tutti! Partenza annullata! Qui deve essere montato l'arco di protezione. Non si può partire senza. Cerchiamolo! Guardate che groviglio di ferri! Leo! C'è qualcosa di buono? Sì! Questo è quello giusto! Presto, alle montagne russe! Ehi, dormiglione! Sveglia! Ecco l'arco di protezione! Attenzione! Partenza! Oh! Oh,
Ehi! Fine della corsa! Che strapazzata! Gira la testa! Ma è stato eccitante! Questa è una giostra con tazze che girano su se stesse! Che meraviglia! Montagne russe, ruota panoramica, costruzioni, piste! È un parco divertimenti! Ciao, robot! Robot rosso! Robot blu! Ciao! E non poteva mancare Leo! C'è qualcosa da assemblare, amici! Qualcuno riesce a capire di che si tratta? No! Guardate, ci sono altri pezzi, coloratissimi! Gioco giochetto, montiamo anche questo! Questi pezzi formano un piccolo cerchio. E questi, un grande cerchio. Questi sono quattro piatti. E quattro tazze su una pedana rotonda. Qualcuno ha già indovinato, è una giostra! Le tazze del tè trasformate in sedili. Ma come farà a girare? Incastriamo questo anello. Leo ha portato quattro volanti. E le parti mancanti delle tazze, che saranno gli sportelli. Rosa, verde, rosso, giallo. Ed ecco il motore con tutti gli ingranaggi. È fatta, amici! Andiamo! Che succede? Ci sono le tazze, ma manca la teiera. Leo? Dobbiamo cercarla. Che cosa hai visto? Una pentola! Wow, è enorme! Non ci serve! Una dolce spremuta d'arancia, sì! Non ne abbiamo bisogno! Questa è la nostra teiera! Leo, dove sei? Non ti vedo! La teiera è così grande che Leo ci si può nascondere lì dietro! Oh, è pesante! Andiamo! Eccola! Mettiamola al suo posto. E partenza! Veloci, veloci, sempre più veloci! Sempre più veloci! È uno spasso!
I robot sono super felici! Leo, è meraviglioso! I robot sono entusiasti! Anche l'escavatore vuole fare un giro! La tazza verde è libera! Sali, Max! Gli autoscontri non mancano mai! Corriamo tutti al parco giochi, perché, guardate, c'è un nuovo gioco! Le macchinine a scontro! E i robot arrivano per primi e salgono subito sulle macchinine. Ma ce ne sono solo due! Ci dispiace, robot rosso! Su questa si è seduto il tuo amico! C'è l'altra! Oh! È stata occupata. Oh no, non vogliamo vederti così triste. Non te la prendere così. Leo? Leo, dobbiamo aiutarlo. Ciao, perché sei così triste? Hai una macchinina a scontro tutta tua? Ci pensiamo noi! Certo! Ecco tutto quello che serve per costruirne una nuova! La base con il paraurti di gomma, dove dobbiamo montare le tre ruote. Sopra mettiamo il telaio rosso. Poi il sedile per il guidatore. E il volante. È stupenda! Guardate! Mettiamo le luci frontali. E le luci posteriori. Ciao amici! Il robot rosso è pronto ad entrare in pista! Ma che sta succedendo? Cos'è che non funziona? Leo, guarda attentamente. Ma certo! Abbiamo bisogno di un'antenna gialla per l'elettricità. Sì, il motore senza elettricità non può muoversi. Andiamo a cercarla? Vicino allo scivolo non c'è niente. No! Leo, dice il robot, aspetta, prendiamo la trave dell'altalena? No! Ops! Che cos'è questo? No! Non buttarla! È l'antenna che cerchiamo! L'abbiamo trovata! Inseriamo l'antenna nel telaio. E le macchinine a scontro sono tre! Il robot rosso può giocare felice con i suoi amici! Grazie, Leo!
Che cos'è questo? È un castello gonfiabile che i robot non sanno gonfiare. Puoi aiutarli? Sì! Leo prima di tutto mette le protezioni perché nessuno si faccia male. Ed ecco un motore elettrico che pompa aria, un manometro che controlla la pressione e l'aria entra nei vuoti del castello. Ed ecco che si è gonfiato! Fantastico! Questi quattro coni abbelliscono le torri. Una rampa per salire, delle lampade che illuminano il castello, rosse per la giusta atmosfera. Chi sale per primo? Lea, vuoi andare tu? Prima io! Sei arrivato per ultimo! Leo e Lea sono arrivati per primi. Max avrebbe dovuto rispettare la fila. E ora deve stare attento alla sua benna. Il castello si è sgonfiato avvolgendo lo sguaiato Max. Sembra un fantasma! Leo, sai riparare il gonfiabile? Serve una grossa toppa. Dove possiamo trovarla? Nel negozio di Lifty, ovviamente. Lifty? Andiamo! Ecco lo shop, il negozio di Lifty. Ed ecco le forbici e la colla. E le prendiamo, ma serve anche una grande toppa. Grazie, Lifty. Potremo tagliare una toppa arancione o gialla o rossa. Non ne hai una viola? A me piace gialla. Da questo taglieremo la toppa per riparare il gonfiabile. Se ci riusciremo, potremo divertirci tutti. I robot continuano a gonfiare il castello, ma l'aria esce dai fori. È impossibile, robot blu. Ma Lea sa come fare. È un artista. Mi piace. Wow! Anche Leo vuole fare la sua parte. Una stella e una luna. Pompiamo aria. Sta funzionando! Fantastico! Ora possiamo giocare tutti! Luci romantiche! Per prima è Lea. Whoa!
Lifty è il più piccolo e può saltare come vuole. Ai robot sembra di volare! Tocca a me! A presto, bambini!